Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eh, Quest'oggi siete in tantissimi. Eh, aspettiamo ancora qualche minuto, intanto faccio un po' un'introduzione. Molti di voi mh, già ci conoscono, altri no, quindi eh, mi permetto di fare una, una breve eh, presentazione. Io sono Alessandro Parisi, mi occupo eh, del reparto vendite internazionale del gruppo... Estos, eh, per chi non conosce la nostra azienda, ci occupiamo di eh, sviluppo eh, di applicazioni eh, software nel campo delle Unified communication eh, L'azienda ha sede a Monaco e poi abbiamo diversi branch office eh, in Europa per eh, coprire un po' eh, quelle che sono le, le diverse country. Eh, oggi siamo qui per parlarvi di eh, intelligenza artificiale, intelligenza aumentata o meglio, eh, sentiamo spesso parlare di intelligenza artificiale, sentiamo parlare di machine learning, sentiamo parlare di deep learning, eh, sentiamo parlare di realtà aumentata. Okay? Eh, oggi vedremo con un esperto, un nostro ospite, eh, esattamente eh, di cosa si tratta. Cercheremo di sfatare alcuni miti, alcuni miti che, forse, eh, voglio dire, sono entrati nel nostro quotidiano, grazie anche dire, a, de a delle sceneggiature molto importanti come, come Matrix o, o, o Terminator. Vi ricordate, Skynet dove le macchine voglio dire, prendono il sopravvento eh, sugli umani? Eh, ecco, questo cercheremo un po' di sfatarlo, perché eh, ovviamente siamo molto molto lontani spero che oggi il nostro ospite eh, ci chiarisca tutta una serie di aspetti e appunto cercheremo di capire come invece queste tecnologie possano essere utilizzate a nostro vantaggio soprattutto nel mondo delle telecomunicazioni per andare a eh, diciamo così gestire quelle che sono un po le attività ripetitive eh, che eh, si dire, presentano nel momento in cui eh, gestiamo il nostro cliente eh, sia in ambito B2B che in ambito B2C immaginate quanti diciamo, ambiti applicativi eh, esistono e, eh, e vedremo come tramite eh, diciamo l'intelligenza artificiale eh, possiamo interagire con il nostro cliente fino a poi a concludere tutta una serie di processi eh, per il supporto appunto del cliente prima di presentare il nostro ospite eh, darei un'occhiata all'agenda quindi chiedo alla regia se ci condivide l'agenda quindi oggi eh, prima di tutto vedremo come automatizzare alcuni processi tramite l'utilizzo di tecnologie chatbot e nel caso specifico parleremo di chatbot cognitive e sfateremo i vari miti vedremo eh, come gestire la comunicazione come viene gestita la long tail della comunicazione e il nostro ospite, lo tengo segreto fino all'ultimo ci spiegherà che cos'è l'NLU cos'è Natural Language Understanding un altro punto molto importante per Sfatare un altro mito, e lui ce lo spiegherà sicuramente meglio di me, che è quello dove l'intelligenza artificiale apprende da sola e, e vedremo come questi, questi strumenti sono integrabili con soggetti dati esterne e con moduli esterni eh, molto interessanti. Per poi, eh, per poi farvi vedere in demo, quindi. Eh, Devo dire anche eh, grazie al team perché eh, ha investito un sacco di tempo per potervi oggi presentare la demo, fra circa 30 minuti, una demo reale, funzionante. Eh, io credo molto in questo tipo di approccio perché, come sapete, molti voglio dire si fermano al cosiddetto paperware. No? Quindi, un eh, PowerPoint siamo bravi tutti a, eh, così a presentarlo, a idearlo. Ma quello che vedrete oggi è davvero, davvero particolare. Ed è eh, stato eh, diciamo, eh, congegnato dai massimi esperti del settore. Quindi eh, vi chiedo la gentilezza anche di stare oggi molto concentrati, perché la maggior parte delle cose eh, non saranno semplicemente audio, ma saranno visive, quindi eh, dovete per forza di cose guardare monitor. E nel contempo, eh, ovviamente siamo qui anche per interagire, non vogliamo che la comunicazione sia eh, unidirezionale, eh, potete utilizzare la piattaforma. Eh, go to webinar proprio all'interno dell'apposita sezione per porre le domande, i quesiti, tutti, tutti quei dubbi che vi dovessero sorgere durante la nostra presentazione. Quindi scrivete le domande, l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi dieci minuti li dedichiamo a rispondervi. Okay? Ci prendiamo tutto il tempo necessario, quindi voi ponete le domande, cercheremo oggi di farvi capire quali sono gli ambiti eh, applicativi, cercheremo di eh, farvi eh, nascere, eh, diciamo così, idee progettuali in merito a questa tecnologia che a mio avviso è, rappresenta poi il futuro. Passo la parola, anzi presento, vi presento Federico, eh, Federico Cusic che è qui con noi, eh, esperto di Natural Language, eh, super certificato IDM Watson, eh, Federico lascio a te la parola così... Beh grazie, grazie Alessandro per la splendida introduzione, eh, hai già... Eh, raccontato la più parte delle cose interessanti che, eh, che dirò. Io cercherò semplicemente di fare qualche puntualizzazione. Eh, è un piacere essere ospitato eh, qui. Eh, questo è l'inizio di un percorso di collaborazione tra la mia organizzazione. Io sono un business partner IBM, quindi faccio parte del network delle aziende che comunque collaborano con, eh, con il mondo IBM. In questo caso vedremo un'integrazione tra il mondo diciamo dei chatbot cognitivi con eh, l'Unify Communication, che è poi il core della, della, della soluzione Procall. Vedremo come queste cose possono integrarsi. Io direi che possiamo partire già con la prima slide. Nella prima slide, eh, come ha detto benissimo Alessandro, eh, il compito importante prima di iniziare un discorso di questo tipo è fare un po' di ordine. Allora... L'intelligenza artificiale generale, quella che vediamo nei film, hai detto bene Alessandro, Matrix e cose del genere, ecco, diciamo con molta chiarezza che ancora non esiste e ci vorrà ancora un bel po' prima che eh, l'intelligenza artificiale generale emerga. Che cosa abbiamo adesso? Adesso abbiamo due nuclei interni che fanno parte di quell'argomento, cioè saranno sempre presenti in ciò che sarà l'intelligenza artificiale, però ancora... Oggi non possiamo parlare di intelligenza artificiale, oggi dobbiamo dare il vero nome alle cose. Oggi parliamo di intelligenza aumentata che è fatta dalla somma di machine learning e deep learning. Machine learning vuol dire mettere un software, okay, una macchina, ad ascoltare dei dati, mettiamola così, e quando i dati parlano, e come, come si arriva? È la grande alchimia. Diciamo, questi sono i tecnici, i data scientist che sanno fare questo. Quando i dati parlano, ecco che si riesce a elaborare un qualcosa a valle del, dell'analisi che è stata fatta. Esistono due tipi: uno il machine learning e l'altro deep learning. Direi che l'unica cosa che in un webinar come questo è importante dire è che in un caso stiamo parlando di reti neurali, il deep learning, mentre nel machine learning stiamo parlando di altri tipi di cose, tipo l'intelligenza cognitiva. E da qui andiamo alla prossima slide perché. Perché oggi vediamo che ruolo ha l'intelligenza cognitiva. Allora, oggi esistono ottimi siti web di presentazione, i siti web generalisti, quelli, il sito web classico, immaginate il sito web della vostra organizzazione, dove si presenta tutto. Okay? E ci sono altrettanto, altrettanti ottimi siti web di e-commerce dove si può comprare. Cos'è che manca? Mancano i venditori digitali. Oggi, se fate caso, uno va a cercare le cose dentro un sito e poi dopo in qualche modo deve o ricercare le stesse cose nel sito web dell'e-commerce oppure riesce a portare dal sito generalista all'e-commerce, ma alla fine del giro sarebbe come essere in un negozio dove i prodotti sono distribuiti sugli scaffali, c'è qualcuno alla cassa, ma non c'è nessuno che vende. Ecco il ruolo, adesso introduciamo il ruolo del venditore digitale, che è basato su tecnologia cognitiva e che è una risposta digitale anche al Covid-19. Questi sono strumenti che permettono di migliorare sensibilmente la performance delle vendite online. Attenzione, ho detto vendite. Quello che vedremo oggi è un esempio di venditore digitale e attenzione, nel percorso di vendita la comunicazione è fondamentale, punto. Non esiste l'ipotesi che una vendita complessa, che non sia un prodotto qualunque, diciamo di quelli che si trovano generalmente in vendita. Essere comprato senza un po' di personalizzazione, senza un po' di relazione col cliente. Ecco che nascono i venditori digitali. Alessandro, qual è il ruolo dei venditori digitali esatto. in questo percorso? Lo vediamo qui, in, questa, in questo flowchart. Eh, regia, poi pure andare avanti. Eh, quindi partiamo dal presupposto appunto del cliente che necessita di informazioni. Eh, a un certo punto, eh, questa diciamo la palla viene presa da, eh, dal chatbot cognitivo che eh, eh, svolge il suo, la sua funzione proprio di filtro, eh, interviene eh, prima dell'uomo per scremare la richiesta del cliente. In alcuni casi, riesce anche a concluderla, dipende sempre dalla tipologia di applicazione alla quale sto pensando. Se eh, il diciamo così, o il chatbot non dovesse riuscire eh, a capire gli intenti e le richieste del cliente, o viceversa il cliente desidera parlare e sappiamo che purtroppo le persone, soprattutto di una certa età, preferiscano l'intervento di un essere umano, possono fare richiesta diretta al chatbot, ecco che il chatbot andrà immediatamente a verificare eh, tramite l'applicazione di Unify Communication, in questo caso la suite di Procall Enterprise e il suo modulo di live chat, quindi Verifica della disponibilità dell'operatore, lo sapete meglio di me perché questo, può essere, questo viene fatto semplicemente verificando la presence, lo status di presence di un operatore. Ecco che a quel punto prende la palla l'operatore umano via chat, via telefono, via video chat, via audio chat, insomma i media ormai sappiamo che sono disponibili, per poi arrivare alla conclusione della trattativa alla conclusione del supporto alla conclusione di quelle che sono le attività eh, diciamo richieste in quel momento evidentemente una volta che l'infrastruttura Procall prende in mano l'attività eh, andiamo poi a gestire l'integrazione con quelli che sono gli strumenti aziendali quindi CRM, ERP e, e si chiude in questo modo il cerchio no, della gestione del cliente partendo dall'assistente digitale vediamo la slide successiva vi chiarisco questi aspetti perché così sarete in grado di capire perfettamente la demo. Eh, lato web, diceva Federico correttamente, eh, ci dovrà essere un qualcuno, diciamo, chiamiamolo così, eh, un'entità digitale, eh, che la possiamo vedere suddivisa per categorie. Questo vi spiegherà poi Federico perché categorie, eh, che può essere il venditore digitale. Può essere la segretaria digitale che deve eh, dire al cliente che chiama quali sono gli orari di reperibilità dei tecnici, o deve dire qual è la persona alla quale rivolgere eh, le domande. Spiega come è, com è sviluppata l'infrastruttura aziendale, le business unit eh, e quant'altro per arrivare poi al tecnico digitale che potrebbe essere un'entità che fa la gestione eh, support al cliente nell'apertura di un ticket, fa una verifica eh, del, del contratto di manutenzione, se il cliente è abilitato alla manutenzione, eh, magari screma all'inizio, eh, come fa un po', fanno altri assistenti che voi conoscete molto bene, ad esempio quelli di Vodafone, fa una prima scrematura per determinare la natura del guasto, okay? senza che il tecnico debba intervenire, ripetendo sempre la stessa cosa, tipo hai controllato se è alimentato, la spia di alimentazione è accesa e avanti. A questo punto, finita l'attività dell'assistente digitale, passiamo la palla alla piattaforma eh, di Unify Communication e poi chiudo il processo. Grazie all'integrazione con gli strumenti di lavoro. Quindi, tutte queste attività poi terminano ovviamente all'interno di, di una piattaforma informatica eh, a supporto. Andiamo pure alla slide successiva. Credo che qui, se sì. tu sia assolutamente più esperto di me, sì. allora esatto, abbiamo visto i tre blocchi, i tre esempi: il venditore digitale, la segretaria digitale o il tecnico digitale. Allora, eh, quando noi decidiamo quale eh, assistente digitale voler, voler attivare, dobbiamo anche def, definire quali sono le domande a cui darà una risposta. Allora, nella slide che voi state vedendo c'è un esempio di un'attività che abbiamo svolto presso un'azienda dove prima di impostare un chatbot ci siamo chiesti semplicemente quante sono le diverse domande a cui voi date risposta durante il vostro lavoro quotidiano. In una settimana di telefonate sono emerse 710 telefonate organizzate in 45 chiamate. Allora, il primo approccio, uno dice: Ma partiamo facendo in modo che il chatbot risolva 45, eh, dia la risposta a 45 domande. Il vero focus però è, non è tanto far sì che il chatbot gestisca tutto, perché vi posso dire che delle 45 domande, in realtà. Punto 1, soltanto poche, se vedete nell'esempio si vede chiaramente che soltanto il, il, le, prime quattro, le prime quattro domande già facevano il 70% del volume delle telefonate. Allora, la cosa corretta non è creare degli assistenti che sono in grado di rispondere a tutto, perché lo sapete perfettamente che un assistente digitale, per tanto smart che possa essere, non potrà mai rispondere alla cacca. Eh, al numero di domande che un umano potrebbe fare. Allora, la cosa corretta, e qui quello che oggi vi faremo vedere, è che per far risparmiare tempo, la cosa più semplice è impostare un assistente digitale che si occupa solo di quattro domande, le risponde in maniera, diciamo, eh, decente. Cosa vuol dire decente? Vuol dire che c'è uno scambio di comunicazione con la persona, non è solo un banner che compare. Dopodiché tutto il resto deve essere passato però in maniera integrata a un qualche cosa di diverso, in questo caso a Procall, cioè una soluzione di unified communication che integrata con il chatbot, può in qualunque momento prendere la comunicazione e continuarla uscendo dall'ambito digitale e ritornando all'ambito analogico, cioè l'ambito umano. Allora, cerchiamo di capire un po', prossima slide, come... Una intelligenza aumentata riesce a comprendere il linguaggio umano. Qua stiamo parlando di Natural Language Understanding e di questo grande argomento stiamo parlando di come un chatbot cognitivo basato su Natural Language Understanding interpreta il linguaggio umano. Ci sono tre categorie, gli intenti, le entità e i dialoghi. Allora, semplicemente gli intenti sono le domande a cui il chatbot darà una risposta. Le entità sono parole speciali che possono essere riconosciute. Eh, Nell'esempio che vedremo tra poco abbiamo, avremo un venditore che vende penne, quindi l'argomento la penna, penna deve essere conosciuto molto bene. Infine i dialoghi, cioè come il percorso della comunicazione si svolgerà. In questo modo, cosa succede? Che se qualcuno scrive: eh, Vorrei sapere la lista dei miei ordini di materiali di consumo da, eh, che ho in essere. Quando questo messaggio arriva all'intelligenza aumentata di Watson, in questo caso, vengono identificati alcuni elementi. Viene identificato un elemento che è un intento che si chiama lista ordini, c'è un'entità aperti e c'è un'altra entità che ci segnala che diciamo, si tratta di materiali. A questo punto queste tre informazioni, ordini aperti, materiali e... e, e e, la lista, e il fatto che siano aperti, viene passato a un programma che analizza queste cose e genera la risposta. Ora, la risposta, e qui sfatiamo un mito, attenzione, esistono degli ambiti in cui si può anche far sì che il chatbot in qualche modo impari dalle interazioni con l'umano. Però io vi pongo una domanda, siamo veramente sicuri che questa cosa funzioni in questo modo? Dopo magari quando entriamo nella parte QA, magari qualcuno si vorrà fare qualche domanda in tal senso, sono a disposizione. La cosa che noi dobbiamo fare è insegnare bene a rispondere a quelle quattro domande. Poi vediamo come, come le cose procederanno. Infatti vediamo come un chatbot risponde. Prossima slide. Un chatbot risponde come quello su cui basiamo la, eh, la demo oggi e non tutti lo fanno, permettetemi una, una sottolineatura possiamo rispondere con immagini, possiamo rispondere con testo possiamo rispondere con tabelle possiamo integrarci con altre cose oggi vedremo una penna, poi vedrete che razza di rappresentazione abbiamo possiamo rispondere con HTML possiamo... tantissimi modi si può rispondere l'altra cosa che può succedere è che si può rispondere tramite Procall perché la nostra piattaforma, oggi vedremo la piattaforma Vendi Naturalmente stata integrata con proprio con e, ma questa integrazione alla prossima slide ci fa vedere che può essere in alcuni casi, eh, direi intimamente collegata alla realtà aziendale eh, in cui il chadot opera. Ad esempio, si fare i principali esistenti sul mercato, fare delle premi per poter ottenere ad esempio la lista degli ordini aperti. Se qualcuno si accredita presso un, un chat dicendo nome e cognome, verificando una password ovviamente, dopodiché potrà avere accesso a che cosa? Alla sua lista ordini, facendo cosa? Una query sul, sul, sul database del gestionale. Ora io chiederei un attimo ad Ale <ride> di darci una mano a capire esattamente come questa, questa, col, questo collegamento con Procall funziona. Vai pure alla, andiamo pure alla slide successiva. In realtà, eh, questo viene effettuato tramite un nostro modulo che si chiama Live Chat, quindi un modulo preposto, eh, diciamo così, al front end web. Eh, di fatto, vedrete come l'assistente digitale a un certo punto capisce che l'interlocutore ha bisogno di supporto, a quel punto ingaggia... Un widget che appare a schermo. Ancora prima di ingaggiare questo widget, vedrete come l'assistente aiuta l'utente a interagire col widget. Quindi gli suggerisce come effettuare una chiamata, come effettuare una videochiamata, come dialogare con l'interlocutore. A quel punto entra già col widget, la persona vedrete eh, può fare delle richieste. L'operatore, che nel nostro caso oggi si chiamerà Giovanni. Se non sbaglio, eh, riceverà due. Chat, due chat di sistema di ProCall. Ed ecco che entriamo eh, all'interno dell'infrastruttura enterprise, e che quindi tutte queste comunicazioni, come sapete benissimo, rimarranno tracciate a livello di journaling. E naturalmente questa tracciatura potrà essere integrata all'interno di sistemi CRM. Ecco che appunto Giovanni riceverà due chat. Voi vi domanderete come mai due chat? Certo, una chat sarà l'assistente digitale. A effettuarla rispetto all'operatore, preavvisandolo che qualcuno di umano esterno lo sta per contattare perché è interessato ad esempio a un articolo, a un prodotto. All'interno di questa chat, il nostro assistente digitale eh, presenterà a Giovanni la possibilità di aprire un, diciamo così, journal eh, delle, delle conversazioni effettuate con l'operatore, cioè dirà Giovanni guarda, io ho già parlato con la persona esterna, vi ho parlato di questo, questo e questo e a quel punto poi arriverà la chat vera della persona esterna. Okay? Quindi Giovanni non cade dalle nuvole trovandosi di fronte eh, un perfetto sconosciuto, ma eh, avrà, diciamo così, uno storico di quello che è avvenuto precedentemente con, con il chatbot. E cosa interessante è che mh, eh, questo, diciamo, l'operatore potrà eh, utilizzare sia il classico Propole Enterprise che tutti conoscete, Oppure questa interfaccia che vedete via web, quindi avrà diciamo un'applicazione, una, un, un una web application eh, con la quale può operare in completa, in completa diciamo, agilità. Eh, a questo punto eh, noi possiamo prevedere e preparare la demo. Mi prendo ancora qualche minuto intanto che Federico predispone il tutto. Naturalmente eh, oggi abbiamo eh, di fronte il bello della diretta, quindi quello che vedete lo stiamo per effettuare in questo istante. Ecco, aggiungo solo un punto, è che eh, vedrete come il, la, la live chat, il widget, quando appare, essendo che non conosce ancora l'interlocutore, proporrà un form. Eh, di qualificazione, dove l'interlocutore deve scrivere nome, cognome, azienda e quant'altro, accettare la privacy naturalmente, ed ecco che da quel momento in poi, ogni volta che si instaura una conversazione dal mondo esterno, da quel PC naturalmente, verso l'infrastruttura ProCall, eh, il, il, il contatto è riconosciuto, matchato e quindi l'operatore Giovanni vedrà sempre nome, cognome, azienda che lo, lo contatta. A questo punto andiamo di demo direi che siamo pronti a sì, lo schermo partiamo con la divisione dello schermo allora tutto a destra lì condividi lo schermo assegna. ci siamo? sì, sì penso. che siamo, siamo là. aspetta che verifichiamo ecco qua Effettivamente, qua chiediamo l'intervento del tecnico. <ride> <ride> eh, bello della diretta, ve l'ho detto. Eh, forse non abbiamo ruolo di. Eccoci. Qua, eccoci. Siamo pronti via. Dovreste tra pochissimo riuscire sì, chiudiamo a pure le telecamere così i nostri ospiti possono vedere in full screen eh, la demo. Pronti via. Allora. Eh, um... Adesso lanciamo diciamo, eh, l'applicazione. Eh, ovviamente ci si è chiesto chi siamo, se, da un punto di vista tecnico eh, semplicemente stiamo, a, siamo entrati dentro l'audio. L'audio fa differenza. Ok, okay. okay. Sì, sembra di sì. No. Allora, questo, questo è il chatbot che eh, si è appena attivato. Siamo nel caso, stiamo vedendo ehm, un chatbot che è stato sviluppato per Montegrappa Penne, che è un produttore italiano appunto di penne del settore Luxury. E il chatbot quando parte ci dice buongiorno, come posso essere utile, noi possiamo ingaggiare? Era molto diciamo, diciamo, no, bellissimo. Ciao! E questo è il nome del chatbot, perché si chiama penne? ovviamente perché dipende bene. Vorrei comprare una penna. Nel momento in cui faccio eh, partire, diciamo, gli dico questa cosa qua, lui mi dice, vuoi essere accompagnato oppure ti porto direttamente allo shop online? Allora gli diciamo che vogliamo essere accompagnati, ovviamente, per il, per il fine della demo. Scegliamo questa azione. Penino ci dice, bene, con piacere ti accompagnerò in un percorso per trovare la penna. Per iniziare ho bisogno di chiederti tra scegliere, di scegliere tra alcune immagini. Fai clic su quella che ti piace. Pronto per partire? Sì. Si attivano delle immagini. Qua ci sono delle immagini che noi possiamo scegliere, ce ne sono alcune. Scegliamo eh, la, la nave. Ami okay? ah, l'arredo in legno. Eh, questa è una cosa curiosa, vero? Com'è che un chatbot mi chiede, mi chiede se mi piace la Red in legno? È molto semplice. Stiamo iniziando a profilare in maniera anonima, ma stiamo profilando l'utente, cioè stiamo facendo delle domande all'utente per capire quali sono i suoi gusti e per far sì che la penna che gli verrà proposta, siccome lui è entrato dentro dicendo voglio comprare una penna, lo stiamo aiutando. Ma ami la Red in legno? Molto. Ti piacciono i tramonti? Molto. Ti ricordi dei sogni che fai? Quasi sempre. Appena noi diamo la risposta all'ultima delle domande, compare una penna. Ma attenzione, questa non è un'immagine. Come state vedendo, questo è un qualche cosa che si muove. Ma vi dirò di più, non è assolutamente un video. Di fatti io adesso col mio mouse faccio click. Che cos'è questo? Questo è un oggetto 3D. Questo è un oggetto 3D che è stato sviluppato su tecnologia ehm, che nasce dalla collaborazione tra la mia organizzazione e l'azienda che si chiama Chiosul, che è un'azienda friulana anch'essa, e questo oggetto 3D è pilotato dal chatbot, cioè noi riusciamo a far interagire la parte chatbot con l'intelligenza aumentata con questi oggetti tridimensionali. Ok, Penino ci dice, ti piace questa mia proposta e vuoi andare avanti con un'ulteriore personalizzazione? Ti diciamo di sì, personalizza. Cosa personalizziamo? Beh, ci chiede: Ti piace stile o roller? Ma facciamo roller. Questa è una delle prime caratteristiche che vedete. Questo non è solo un visualizzatore di solidi 3D, ma è un configuratore di prodotto, cioè possiamo configurare il prodotto. La riprova che è un vero e proprio configuratore è che io posso dire qua: dice preferisci le penne con un unico stile o vuoi personalizzare i colori? Diciamo un solo colore. Mi vengono fatti vedere alcuni colori. Faccio clic sul colore che mi interessa e vedete che la penna ha cambiato colore e la penna la sto muovendo in real time. Questo è. Una, una delle funzionalità più interessanti, cioè la possibilità che è quello che poi fa un venditore normale no? personalizza, cioè aiuta il cliente a trovare la soluzione corretta, personalizzando il prodotto. Vuoi provare uno stile diverso? Ma no, diciamo mi piace così. Vuoi vedere l'aspetto della tua penna una volta chiusa? Adesso gli diciamo di sì, perché vi voglio far vedere questa caratteristica carina che è vedete, la possibilità di fare delle animazioni. Cioè, qua è il chatbot che ha comandato alla parte 3D. Al, visual, al configuratore Kiosul, di eseguire un'azione. Dice: Vuoi riaprire la penna? Certamente che sì, la riapriamo e come. Perché? Perché vi voglio far vedere che io queste, queste animazioni, come vedete, sono fatte in real time, cioè, io sto muovendo l'oggetto mentre l'animazione è in corso. Bene. Vuoi ammirare l'aspetto del tuo gioiello in tutta la sua bellezza? Di nuovo sì, perché, perché così possiamo far vedere che si possono fare dei percorsi eh, preordinati per far vedere, vedete, il fondello della penna, non l'avevamo mai visto. Vi prego di notare la qualità del rendering eh, che è stato fatto, questo è 3D fotorealistico. Quando questi giri che fanno vedere il prodotto nella, loro, nella sua complessità sono terminati, posso dire, ok, la voglio così. E lui mi dice, benissimo, te l'ho inserito nel, nel, nel carrello, quindi sei pronto. Se tu gli dici, sì, certo, procede tutto verso nuovi lidi, ad esempio la proposta di un altro prodotto. Ora però, cosa succede? Che l'utente, e qui iniziamo a far vedere come entra in campo l'assistente umano, ok? Tramite, tramite la piattaforma ProCall. L'utente è entrato dicendo: Io voglio una penna. Ma siamo sicuri che l'agente entri dentro chiedendo una penna? Magari hanno già visto qualche cosa. Ecco che potremmo chiedere l'intervento di un operatore umano, cioè uno in qualunque momento può, può scrivere semplicemente: vorrei, vorrei parlare con un. Umano, semplicemente una cosa così, non occorre fare grandi, grandi cose. Ok, gentile cliente, vuoi quindi avviare una conversazione con un membro del nostro staff? Sì, no, oppure scegli, scegliamo chi. Faccio clic su scegli, mi viene proposto informazioni generali e reception, commerciale, gestione ordini, assistenza tecnica. Boh, andiamo sul commerciale, faccio clic su commerciale. Mi dice, appena avrai eh, cliccato sul pulsante Ok Procedi, che è il pulsante che si trova qua sotto, verrà attivata una chiamata tramite ProCall. In base all'orario e disponibilità, verrà scelto l'operatore sostanzialmente. Cosa potrò fare con questo widget che apparirà tra pochissimo? Potrò avviare una chat, una video call, una telefonata o, spe o spedire direttamente una mail. Andiamo avanti, Ok Procedi. Quando faccio clic su Ok Procedi, compare qua in alto una chat, vedete? ciao il mio nome è Giovanni Fra eh, Franceschini ho bisogno di aiuto posso aiutarti tramite live chat benissimo allora gli scrivo possiamo eh. vedere cosa è successo intanto eh, cosa dici Federico? possiamo vedere cosa è successo intanto a Giovanni ah, che è arrivata, esatto. ah, sì, è arrivata la prima vedere. chat corretto corretto Giovanni okay. potrei, prendi un attimo il monitor ottimo tu puoi già far vedere che sostanzialmente mentre io sto pensando io sono Federico che sto scrivendo sto cercando la penna No, abbiamo detto allora Giovanni vedrà comparire un, 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 una chat dove vedete che c'è l'immagine di Pennino, dice: Attenzione, guarda che c'è un utente che sta per chiamarti. A questo punto, Giovanni basterà che faccia clic sul, sul link che gli compare e che cosa apparirà a Giovanni? Allora, innanzitutto, ovviamente, gli viene chiesto di logarsi perché, perché eh, se uno ce l'aveva già aperto era già, era già pronto, ma tipicamente, siccome è un link. È opportuno che venga chiesto di logarsi. E cosa vedrà Giovanni in un colpo solo? Vedrà che scorrendo verso il basso, vede esattamente tutto quello che ci siamo detti nel, nel, diciamo, nel percorso di comunicazione. Notate che io potrei essere a New York, Giovanni potrebbe essere in Italia e ovviamente non siamo copresenti. Nella stesso, nello stesso, eh, nello stesso eh, chatbot per cui Giovanni vede esattamente cosa sta succedendo e quando io adesso Giovanni se riporti le, il, la presentazione sul mio schermo eccoci qua pronti via allora io adesso qua gli scrivo caro eh, caro Giovanni Giovanni eh, vorrei parlare vorrei anzi vorrei parlare della penna fiammetta ma non ci sono riuscito allora un attimo che mi è scappato il mouse la penna eh, fiammetta ma non ci sono riuscito allora glielo mando ok non faccio nient'altro che eh, fare un bellissimo clic sul post ora cosa mi chiede chi sei allora io gli dico sono Mario Mario, Mario Rossi. E gli scrivo, che ne so, MR. Benissimo, salva. Ciao Giovanni. Vorrei. Adesso vediamo cosa succede nella, nel diciamo sul desktop di, eh, di Giovanni. Giovanni sostanzialmente vedrà comparire una chat quella che io gli ho spedito ovviamente eh, giovanni riceverà questa informazione ma come vi ricorderete ha già visto do, mentre mentre io stavo scrivendo ha già visto dove ero arrivato col col chatbot per cui ad esempio potrebbe semplicemente darmi un consiglio dice scrivi mostra penna fiammetta questo è un tipo di assistenza particolare perché vedete che ehm, l'utente umano sta semplicemente aiutando ad essere il, diciamo più performante il il chatbot stesso quindi aiutiamo abbiamo un mix di tecnologia tra intelligenza aumentata 3d comunicazione web che si mescola con che cosa l'assistenza umana ora ehm, io eh, come vedete, vedete con 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 per qualunque altra info non esiti a contattare L'audio video chat, perfetto, ottimo. Adesso ritorniamo sul mio monitor, cioè ritorniamo sul monitor di chi eh, dell'utente quello che stava cercando di comprare la penna la penna fiammetta, e eh, io vedete? Buongiorno, dovrà scrivere mostra penna fiammetta per qualunque altra cosa, non esiti. E allora io cosa faccio qua? Scrivo mostra penna fiammetta, semplicemente e cosa mi compare? Mi compare la penna fiammetta, che è un altro modello di penna, che era quello che obiettivamente io stavo cercando fin dall'inizio. Bene, direi che siamo arrivati a un punto dove siamo riusciti a far vedere come sia possibile ehm, integrare eh, i vari tipi di comunicazione. Adesso passerei la palla di nuovo ad Alessandro per un po' fare il, arrivare in zona eh, delle, diciamo, delle conclusioni. Perché quello che abbiamo visto, ovviamente, come ha detto benissimo. Ah, benissimo Alessandro, non è PowerPoint Wear, è una live demo di una qualche cosa di funzionante e che eh, è in grado di far vedere questo tipo di collaborazione. Non sono molte le soluzioni, anzi io vi direi che per alcuni, per alcuni versi questa applicazione, questa modalità, con questo mix di tecnologie è assolutamente unica a livello mondiale. Comunque non sono molti i chatbot che riescono ad integrarsi in questo modo con la comunicazione umana. E non sono molte le soluzioni che riescono a gestire la comunicazione umana integrando nella strategia omni channel anche il canale dell'intelligenza aumentata. Alessandro. Grazie. Eh, Federico, grazie veramente. Sono rimasto stupito eh, dalla potenza di Vendi del modulo vendi e eh, soprattutto la sua capacità, come ci hai fatto vedere prima, di interagire con diversi moduli. In questo caso ci hai fatto vedere il top di gamma, ma è giusto così. Quando andiamo in concessionario ci fa sempre vedere il top di gamma, esatto. l'utilitaria. E, e quindi ci hai fatto vedere l'integrazione con un modulo eh, di rendering in 3D real time, che direi essere molto molto performante. E vediamo appunto quello che abbiamo visto, vai pure avanti regia, eh, quello che abbiamo visto è questo, sostanzialmente uno di quei moduli di cui vi parlavo all'inizio, in questo caso il modulo venditore, abbiamo detto che ci potrebbe essere un modulo segretaria, ci potrebbe essere un modulo assistente eh, tecnico, immaginate l'assistente tecnico all'interno del chatbot che vi fa vedere dove mettere le mani, sull'apparato, quindi qual è il pulsantino da premere, il tasto di reset. Il, il, il comando da digitare sul computer ve lo presenta sotto forma di immagine quindi non è un banale testo noiosissimo difficile da gestire e interpretare ma diventa un'interazione quasi umana tant'è che l'avatar che avete visto il pennino adesso non l'abbiamo voluto far notare ma il pennino cambia umore in funzione alla richiesta del cliente della richiesta del cliente se sta nel contesto del dialogo, lui è felice, se riesce a risolvere le cose è felice, se il cliente si allontana dal contesto, Penino inizia a diventare triste, in quel caso lì, e, e a quel punto dobbiamo intervenire a livello umano. Quindi va, andiamo pure avanti, regia, step by step, eh, il chatbot è intervenuto, abbiamo avuto eh, l'opportunità di farvi vedere un configuratore 3D, importantissimo, eh, e qui siamo a livello macchina. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, ed ecco che qua... Eh, siamo andati sulla piattaforma appunto di live chat. Abbiamo visto diciamo in azione solamente la chat, ma si potrebbe ingaggiare tranquillamente un audio -video chiamata, perché se l'acquirente avesse voluto vedere l'oggetto eh, diciamo così in tempo reale e questo oggetto eh, l'avesse dovuto diciamo presentare l'umano, eh, sarebbe stato l'ottimo eh, farlo vedere davanti a una telecamera ad alta definizione. Andiamo pure avanti. Andiamo ancora pure avanti. Ecco, per chi non conosce, no scusa, un passo indietro, per chi non conosce eh, appunto Procall, la nostra, la nostra soluzione, come vi dicevo prima, eh, l'operatore Giovanni avrebbe potuto intervenire da due interfacce, un'interfaccia dedicata al mondo della live chat, quindi un'interfaccia dedicata a rispondere ai clienti che chiamano da fuori, con la possibilità di arrivare perfino a, a un audio-video legittimazione del, dell'intervento, quindi la possibilità di registrare tutto ciò che è successo eh, portarlo in un formato MP4 all'interno di un file e storicizzarlo da qualche parte. E, oppure intervenire tramite quella che è l'interfaccia standard di Unified Communication di Procall e quindi il canale diciamo così, che arriva dal mondo esterno non è altro che uno degli n canali che siamo bravi a gestire, come facciamo, diciamo, come abbiamo sempre fatto con la telefonia tradizionale. Oggi, sempre di più. Le richieste arrivano dal mondo del web. Questo mondo del web, naturalmente, è facilmente accessibile da desktop, ma... Provate a pensare anche dal punto di vista mobile, dal punto di vista dello smartphone, sempre di più l'utente interagisce da dispositivi, eh, diciamo così, preposti alla navigazione, dispositivi che eh, arrivano sui siti dei clienti eh, ed ecco che lì è importante appunto, interagire in una certa maniera perché soprattutto poi le, le, le generazioni in arrivo eh, fanno molta fatica a, diciamo così, alzare il telefono e intervenire eh, con una telefonata come si faceva una, una volta, è brutto da dire ma è così. E quindi andiamo avanti, ripasso di nuovo la palla a te, così ecco allora, siamo veramente alla slide. Siamo arrivati alla slide conclusiva. Eh, oggi, come sappiamo, è necessario puntare sulle vendite online quando e non c'è stato un momento storico più importante, diciamo, per lo sviluppo della, 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 della tecnologia della vendita online. Perché questo? perché purtroppo stanno calando il numero di persone presenti nei punti vendita. E questo è un trend che gli esperti dicono continuerà anche nel futuro, cioè anche quando saremmo fuori dalla fase critica del, diciamo, in cui ci stiamo trovando adesso, eh, anche eh, tra qualche anno questo trend continuerà sempre di più, anche perché molto del traffico dell'acquisto si, si è spostato sui canali online e non tornerà indietro. L'altro problema è che non basta semplicemente porre dei prodotti su un sito web per venderli. Serve una circular experience della comunicazione tra prodotti, storie, fare domande, ottenere risposte e questa cosa qui la tecnologia web da sola non riesce a fare, ha bisogno di una tecnologia che è diversa che appunto quella del chatbot eh, cognitivo in questo caso, quindi con dietro intelligenza aumentata. Infine questo diventa un nuovo canale, come dicevo prima, questa è la slide conclusiva di tutte le cose importanti che abbiamo visto, cioè la possibilità di ingaggiare un cliente digitale, okay, che poi in qualche modo um, questo cliente digitale diventa un cliente umano quando, quando inizia una comunicazione tra umano e umano, perché non è che ci sono dei software che automaticamente acquistano. Dall'altra parte dobbiamo sempre ricordarci che possiamo mettere su qualunque sito web di e-commerce, generalista e quant'altro, alla fine del giro abbiamo un uomo, una, una donna, un giovane, un, abbiamo una persona, ok? e spesso e volentieri per chiudere determinati tipi di acquisti o per completare l'assistenza o per risolvere determinate domande, quelle proprio che sono nella parte lontana della tail, della long, long tail, no? quelle, quelle piccole domande che però possono comunque generare delle vendite o possono generare delle risposte. Ecco che una strategia oni channel assolutamente necessaria. È il completamento tra parte digitale e parte analogica che assolutamente non verrà mai abbandonata. Per cui Ale ah, direi che l'ultima slide sì. con gli auguri è. No, no, aspetta, aspetta, non è finita. Adesso ah, non è no, perché adesso ti devo fare delle domande. Ah, Ho dei dubbi Anche, ah, eh, dobbiamo aspettare ah, dei miti. E prima di passare al modello di vendita, perché poi molti ci chiederanno: ma come si vende questa cosa? Come la proponiamo? Come la proponete? E prima di passare a questa, a questa domanda, vorrei eh, porti delle domande che in realtà ti ho già posto in questi giorni, perché ovviamente poi queste domande saltano fuori. Uh, innanzitutto, eh, Mm, beh, il chatbot è perfetto perché sostituisce di fatto il, quello che conosciamo come iVR nei sistemi telefonici, no? il classico Premi 1, Premi 2 Premi 3, ma tu mi insegni che esistono anche dei sistemi che fanno eh, test to speech, il classico TTS e fanno anche voice recognition, cioè nel mio ambito, nell'ambito delle telecomunicazioni, molti nostri eh, diciamo così, colleghi. Eh, costruttori propongono delle soluzioni con delle guide vocali, degli assistenti vocali. Tu mi spiegavi tutto bello, tutto bello, ma in realtà non è altro che un IVR che invece di farti premere il tastino 1, 2, 3 di, aspetta che tu dica 1, 2 3, o 3 o poco di più. Ecco, vorrei chiedere a te: quali sono i limiti in, nel caso dell'adozione di appunto voice recognition? Questa allora. Eh, esistono dei limiti che sono tecnici rispetto al fatto che queste soluzioni non sono in grado di gestire, ad esempio, tutte le lingue del mondo. Riescono a gestire molto bene le lingue principalmente parlate, ovviamente l'inglese, il tedesco, il francese, anche l'italiano, insomma, si difende. C'è un problema però per quello che riguarda il recognition di lingue che sono molto diverse. L'altro problema è che eh, il linguaggio umano. È molto articolato ci sono le inflessioni dialettali c'è chi si mangia le parole c'è chi parla veloce chi parla lento chi eh, usa una modalità di eh, comunicazione che non è nemmeno prevista pensate quando uno straniero parla inglese e noi dall'altra parte abbiamo un engine che analizza il linguaggio ma non riesce eh, ma non riesce a, a comprendere il linguaggio inglese non perché non riesco a leggere a capire l'inglese, ma perché chi sta parlando non sta parlando inglese, ok? Quindi ci sono dei problemi tecnici. E dicevi che anche il tono, perché noi dialoghiamo non solo con il contenuto eh, no, della, della, della frase, ma dialoghiamo moltissimo col tono. Quindi una frase detta in brutto ma adesso possiamo dire parolacce, <ride> giustamente però una frase posta. Un tono, con un certo tono ha un significato, la stessa frase posta con un tono diverso ha un significato completamente diverso. Beh, lo, lo sperimentiamo ogni giorno. Voi, tu, sicuramente, utilizzate tu, tutti voi, noi usiamo i sistemi di instant messaging. Finita una frase, non mettiamo sempre uno smile perché perché vogliamo dare il sound della comunicazione tra amici. Quando uno fa una cosa che non va, gli, chiaramente si dice: Ma sei proprio uno scemo, no? Ma quando dici una cosa del genere, tra amici, è divertente. Prova a dire una cosa del genere all'amministratore delegato della tua azienda. Non funziona. Perché? Perché il tono della comunicazione, soprattutto quello informale, che poi si presta a tutta una serie di misunderstanding, questo è il termine tecnico lato natural language understanding, ecco, è un problema serio. Quindi noi cosa facciamo? Usiamo gli smile. Cosa ci viene in aiuto? Ci vengono in aiuto dei tool che fanno parte delle, diciamo, delle soluzioni che sono in grado di prendere un testo, ad esempio, di 150 caratteri e di capire il tono della comunicazione. E voi mi direte: perché 150 caratteri? Perché 150 caratteri è la dimensione di un tweet. Grazie a questa tecnologia è possibile, ad esempio, fare un'analisi sui tweet, mettere il nome della propria azienda e chiedere se c'è qualcuno che parla del nome di un'azienda o di un prodotto con tono positivo, tono negativo, tono di paura, tono di eh, assertivo, ok? Per cui ci sono delle cose che ci aiutano, però obiettivamente, insomma, è un inizio di percorso. Ultima domanda che ti pongo sempre io eh, è: Ma. Ehm... Tutti diciamo ci raccontano che il chatbot impara, impara. Cosa vuol dire? Fa autoapprendimento. Anche questa cosa qua tu me l'hai sfatata perché io mi ero illuso che lui potesse in qualche modo eh, migliorarsi e capire, eh, forse capire sì, ma migliorarsi nelle risposte, nel, nel trovare delle risposte. No? Tu mi, mi hai detto no Ale, ti stai assolutamente illudendo, non funziona così. <ride> Allora, diciamo che un chatbot può imparare anche in autonomia a capire meglio le domande, okay? ma le risposte, mm, lo dicevo già prima, siamo sicuri che vogliamo un chatbot che dia le risposte in automatico? Ci sono a livello già internazionale una serie di esperimenti che sono stati fatti che, da top multinazionali, senza fare nomi, senza dar dettagli, dove è successo di tutto perché. Che l'autoapprendimento fa parte. Vi ricordate la prima slide che abbiamo visto assieme? L'intelligenza artificiale generale non esiste. Quando avremo dei software che sono in grado di apprendere veramente in autonomia, ecco che probabilmente sarà quel momento, la soglia di passaggio tra l'intelligenza aumentata e l'intelligenza generale, quella che ci porterà a, a parlare con le persone come se fossero, eh, a parlare, scusate, con un utente digitale come se fosse un umano. In questo caso direi che se volete i dettagli di queste cose truculente avvenute ve le posso anche raccontare, perché un esempio è che è successo che per fare questo autoapprendimento hanno preso la alcuni engine di analisi del, del linguaggio naturale e li hanno messi a studiare che cosa? una delle fonti principali di, eh, di linguaggio umano, anche discorsivo, con tutte le inflessioni e quant'altro, Facebook. Chi l'ha fatto non è stato Facebook, però. Eh. Quando hanno studiato tutte queste cose qui, poi hanno detto, bene, mettiamo un chatbot che impara da queste cose qui a interagire con il linguaggio umano, perché lì, ad esempio, su Facebook ci sono domande e risposte, no? Perché spesso uno fa una domanda e uno dà una risposta, è normale. E lo, lo, troviamo in, lo, lo succede anche tu, su tutto il live chat che usiamo, su tutti i sistemi. Bene, dopo un po', cosa è successo? Che questo, che questo chatbot ha iniziato a rispondere con termini razzisti. Perché? Perché purtroppo ci sono tanti hater in giro per il mondo, tanta gente che parla male sul web, e il chatbot quando lo mettiamo ad autoapprendere, veramente autoapprende. Questo è il problema, è bravissimo ad autoapprendere, ma siamo sicuri che l'autoapprendimento ci vada bene? Hanno fatto anche un altro esperimento, hanno preso due chatbot okay, e li hanno messi, senza che uno sapesse dell'altro, a parlare tra di loro. E ad autoapprendere da questo scambio di comunicazioni volevano vedere cosa succedeva, a un certo punto è successo che il linguaggio era in inglese, hanno iniziato a un certo punto a inserire delle parti di linguaggio in modalità sconnessa, cioè non era, non era l'inglese quello naturale, ma siccome stavano, inizi... uno imparava dall'altro, hanno iniziato a vedere che questa modalità funzionava dopo un po' hanno sostituito le parole con dei numeri, a questo punto c'erano due chatbot che parlavano tra di loro scambiandosi i numeri e hanno spento tutto. Perché? Perché di nuovo l'autoapprendimento funziona molto bene. La domanda è se questa è una tecnologia che oggi può essere messa come front end di un'organizzazione. Se qualcuno fa una domanda del tipo eh, qual è la temperatura oggi sul, sul, eh, su Marte? Un chatbot, voi pensate che non riuscirebbe a dare una risposta del genere? Ma certamente che riuscirebbe. Ma la domanda è, vogliamo che un chatbot aziendale, che funziona con determinati scopi, risponda a domande generaliste di questo tipo? No, tu fai una bellissima ricerca su Google, che è molto più efficace. Okay? Quindi è proprio un modo, voglio, voglio dire, sì, ci sono queste cose, se ne parla molto, soprattutto nei film. Ma c'è ancora strada. Bene, Fede, grazie. Eh, sei stato gentilissimo. Eh, chiudo con l'ultima slide prima di lasciare spazio alle domande. Eh, allora, come proporlo? Due modalità sostanzialmente. Una modalità a progetto, quindi andiamo a fare un'analisi di fattibilità e verifichiamo quali sono i moduli necessari, quindi il modulo vendi piuttosto che moduli di assistenza tecnica, eccetera, eccetera. Verifichiamo la presenza di piattaforme terze dal cliente per capire se dobbiamo fare integrazioni anche a RP o CRM per, ad esempio, fare una verifica dello stato dell'ordine piuttosto che. E, e qui, vabbè, lo, lo proponiamo a progetto. Stiamo preparando per maggio, crediamo, eh, dei moduli, diciamo così, plug and play per la live di Procol pre preconfezionati, eh, chiamiamoli così moduli base, che poi sono direi il 90% delle casistiche. Eh, possono essere utili questi moduli anche per ingolosire un po' il cliente, per avvicinarlo a questo tipo di tecnologia. Quindi eh, creeremo dei moduli eh, predisposti a, ad esempio a dare informazioni, quindi una guida che informa sul, sugli orari lavorativi, come vi dicevo prima, sul, sui vari ruoli, se c'è una richiesta di tipo tecnico devono rivolgersi a Tizio, se c'è una richiesta di tipo amministrativo devono, devono parlare con Caio e avanti così, e fino ad arrivare a moduli informativi, moduli che informano di cosa si occupa l'azienda e, e i loro servizi. E, niente, diamo spazio alle domande. Matteo, dalla regia, cosa ci dici? Abbiamo delle domande? No, nessuna domanda. Nessuna domanda, quindi eh, voglio dire eh, tutto chiaro. E, no. eh, diamo ancora un paio di minuti, se avete bisogno di chiarimenti ci siamo. Comunque, ad ogni modo, eh, siamo disponibili per delle presentazioni... Eh, dedicate, quindi se avete clienti che necessitano eh, di questo tipo di servizio eh, ci contattate, organizziamo eh, tranquillamente una demo remota, cioè replichiamo quello che abbiamo fatto oggi. Eh, naturalmente, poi possiamo scendere nel dettaglio e, e, e così gestire un progetto, buttare giù un progetto eh, ad hoc. Eh, io eh, a questo punto eh, ringrazio eh, naturalmente Federico che è stato eh, è stato, è stato eh, super super esaustivo, eh, rimango ogni volta affascinato eh, dalle tue spiegazioni e, e, e vorrei star lì, vuol dire ascoltare ancora un altro 90%. Abbiamo una domanda, fermi tutti, fermi tutti. Allora, i costi della sono proporzionali al numero di interazione? Ecco, allora, questa è una bella domanda. E la risposta ovviamente è dipende. Cioè, ehm, dipende dal, dal tipo di, di, eh, di, di soluzione. Ecco, eh, la risposta è, però, in realtà è, è possibile. È possibile. Normalmente c'è una parte che riguarda l'implementazione del progetto e poi una parte può essere anche addirittura trasformata in proporzione sul volume transato okay? che è passato sul, sul chat per cui assolutamente può essere gestito come servizio oppure come soluzione to cure perfetto il tutto può essere di sistema telefonico Beh, allora, il tutto fuori dal sistema telefonico, allora io direi che punto uno, il chatbot esiste indipendentemente dal, dal, dal canale telefonico l'altro eh, aspetto è qui abbiamo, abbiamo no. Certo, cioè lui può vivere di vita propria, nel senso eh, di fatto il chatbot risponde, fa tutto quello che deve fare, ti guida, eh, l'impianto telefonico non c'entra assolutamente nulla perché eh, anche il modulo ProCall, LiveChat e il ProCall in sé, eh, voglio dire, gestiscono il canale, abbiamo visto chat, il canale audio-video verso web senza bisogno della telefonia dietro. La telefonia dietro potrebbe essere un plus, perché se il cliente esterno mi dice: Ma io non ho la telecamera, non ho eh, le cuffie, non ho il microfono, preferisco che mi chiami sul cellulare, a quel punto il ProCall ingaggerà la linea telefonica aziendale e farà una chiamata verso il cellulare dell'interlocutore. Questo è peraltro, peraltro proprio in quest'ultimo periodo dove la gente sta imparando a usare i sistemi di live chat, come dicevi tu benissimo. Quando, eh, quando si ingaggia un, un operatore umano tramite live chat, quindi non tramite linea telefonica, parte la webcam, uno può prendere il prodotto, ammesso che sia ovviamente gestibile, <ride> che sia un prodotto eh, diciamo manovrabile, uno lo può far vedere fisicamente. E, e l, ovviamente c'è anche l'aspetto importantissimo della, della figura umana, al di là della chat che abbiamo visto tra me e Giovanni. Eh, il fatto di vedere un umano che ti risponde veramente eh, serve, eh, serve anche per segnalare l'importanza che ha il cliente in quel momento. E questo indipendente dalla linea, dalla linea telefonica. È una, una, è, un, è una live chat come, come, come siamo abituati a utilizzare ultimamente. Un'ultima domanda: ci chiedono mediamente quante attività servono per istruire un chatbot? Ah, allora dipende se stiamo parlando. Uh, come è, com è corretto fare di insegnare a un chatbot a rispondere a 4, 5, 6 domande? Beh, questo si tratta di fornire degli esempi di domande e di risposte, soprattutto la combinata serve, ok? Esempi di tante domande e alcune risposte. Negli esempi di tante domande ehm, dobbiamo rappresentare quanta più, diciamo, complessità possibile. Poi sarà l'intelligenza aumentata che studia quelle, 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 quelle esempi, da quegli esempi di domande e trae alcune conclusioni che sono gli intenti, quelli che chiamavo prima intenti. Allora, eh, quanta attività? Beh, è un'attività che di solito occupa alcune giornate di lavoro, bisogna raccogliere, bisogna parlare con chi si occupa di queste cose oggi a livello, gli operatori che si occupano, che devono dare una raccolta, devono spiegare una raccolta di. Quali, in quali modi il cliente potrebbe fare determinate domande. Poi il processo, una volta che le domande sono fatte, posso, posso, posso dire, Alessandro, esattamente quanto si sta? Ehm, tre minuti? Cosa vuol dire tre minuti? E schiacciare il pulsante e lanciare la fase di learning. Il problema non è quello, il problema è che poi una volta che abbiamo fatto, abbiamo fatto un primo round di machine learning sul linguaggio umano, e lì bisogna iniziare a capire il livello di reattività del chatbot, come risponde se io cambio una parola, e quella è la fase più lunga. Quindi le fasi sono tre. La fase di raccolta delle, delle, dei, degli esempi, la fase di machine learning, che ovviamente dovete pensare che dietro abbiamo uno dei centri di calcolo più eh, importanti a livello mondiale, che è Watson. Per cui quelle frasi lì le studia velocissimamente. Cosa volete che sia lo studio di alcune frasi che noi gli possiamo passare? La parte difficile assieme ai data scientists è capire come l'interazione avviene rispetto a quelle domande. Quindi la fase è molto lunga, però il training è molto è abbastanza. Diciamo. Chiarissimo. diciamo che il fine tuning lo fai in corso d'opera, grazie anche al modulo statistico che mi hai fatto vedere, che ci fa capire esattamente dove il chatbot si incunea. Quindi, oppure scopriamo che gli utenti fanno domande a cui il chatbot non risponde. Ad esempio vogliono un modello di penna che non abbiamo rappresentato, eh, ecco che eh, nell'Analytics eh, possiamo decidere, di, cioè possiamo capire appunto cosa chiedono gli utenti e correggere il tiro del chatbot. Questo è il gioco, diciamo così, no? D'altronde, se pensiamo, dobbiamo istruire anche i nostri collaboratori, non è che arrivano un collaboratori certo. in azienda e sa già tutto, giusto? <ride> dobbiamo tararlo, tararlo in base anche alla nostra comunicazione aziendale, tararlo in base al nostro stile. Ci sono un sacco di ragionamenti dietro, Matteo? Sì, certo, no? Ci chiedono, è pensabile immaginare che in futuro gli utenti utilizzino un linguaggio adeguato di interazione con i bot? Ovvero che ci sia una presa di coscienza riguardo al linguaggio adeguato da utilizzare con i sistemi bot? Beh, allora, come tutte le cose, no? eh, Piano piano la gente si abitua. Eh, vi faccio un esempio molto semplice. Ci sono delle persone che hanno saltato a pie pari negli anni 80, 90 e 2000, tutta l'informatizzazione. Parlo ad esempio di persone dell'età di mio padre. Okay? Mio padre ha saltato completamente tutta la fase di automazione, non ha mai messo le mani su un PC. Oggi, che è nonno e che è ovviamente è nell'anno 2021, se non avesse imparato a utilizzare WhatsApp sarebbe stato tagliato fuori dal mondo e ha dovuto imparare a usare WhatsApp. All'inizio, ehm, diciamo, eh, quando vedete una persona che non ha dimestichezza con una certa tecnologia, fa delle, dei tentativi. Così come con WhatsApp, prima di acquisire il giusto gergo e la giusta modalità di porsi nei gruppi e quant'altro, bisogna fare esperienza. Ecco, possiamo dire che è molto probabile che la gente, quando capirà che la cosa più semplice con un chatbot è andare diretti, e questa è una cosa un po' particolare, in particolare per noi mediterranei, forse più tedesco, più americano come approccio. No? Il chadot è molto bravo quando tu gli chiedi esattamente cosa ti serve, quando tu fai delle allusioni, ecco che il chadot un attimino si trova in difficoltà. Per cui, man a mano che la gente imparerà che più scrivi in maniera diretta ciò che ti serve e più la, la, il dialogo con un engine eh, digitale è facilitato, questo migliorerà ulteriormente le performance del sistema. Grazie, Federico. Ci sono altre due domande? Scusami, solo è... a queste due signori, poi dopo <ride> dobbiamo purtroppo chiudere la sessione e chiaramente siamo a disposizione. Okay, e... vai. È prevista una revisione periodica umana delle chat per capire se il chat risponde correttamente e in modo utile, oppure come spesso succede, fa solo perdere tempo? Esatto, allora. Prima cosa, parto da questo ultima, ultimo commento, spesso fa perdere tempo perché non è un chatbot basato su intelligenza aumentata, è un chatbot semantico. Cosa vuol dire semantico? Che va alla ricerca di parole, di keyword, e in base alle keyword cerca di dare delle risposte. Ora, provate a immaginare se voi andate dalla vostra amorosa, dalla vostra moglie, da, chi, da chiunque volete e gli dite quattro parole a caso e questo, dalle quattro parole a caso, deve capire qual era il significato. Cosa ben diversa, è un chatbot cognitivo che analizza la frase e analizza il significato della frase, punto uno. Punto due, il discorso è, è diciamo, ehm, è abbastanza ampio, ok? La domanda, me la ricordi Giovanni, esattamente, vorrei rispondere in maniera puntuale, visto che siamo, vorrei un attimo tenere, tenere la, la, la cosa... la cosa. La cosa il discorso dell'analytics, dell'analisi... Ah, perfetto, beh, allora... Beh, allora la, ha, già risposto, ha già risposto Alessandro. L'analytics ci aiuta moltissimo perché quando il chatbot non sa rispondere, vuol dire che è uscito dalle 5-6 domande. Può già proporre di parlare con un umano, ma soprattutto, se ad esempio uno dovesse scrivere Vorrei una penna fucsia e la penna fucsia non ce l'abbiamo, pensate che razza di eh, pozzo di san patrizio di informazioni emergono per la ricerca e lo sviluppo? Per eh, pilotare, diciamo, le strategie commerciali del futuro, ecco, questo succede proprio analizzando i log dei chatbot. Il nostro, ad esempio, ha, un, ha una assoluta diciamo attenzione al monitoraggio del log. Difatti, avete visto che quando l'operatore Giovanni ha preso in mano la comunicazione, ha visto gli stessi contenuti che vedeva l'utente perché? Perché invece di essere ovviamente in live sul, sul chatbot era semplicemente aveva letto il log della comunicazione e tutte le comunicazioni sono salvate. Ok, io a questo punto eh, chiuderei perché se no andiamo lunghi. Eh, chiedo alla regia di mandare la prossima slide. Eh, prima di chiudere vi ricordo il prossimo appuntamento fra due settimane. E stiamo predisponendo un altro webinar, sempre, eh, parleremo sempre di tecnologie innovative. Eh, vi parleremo del lancio della nuova piattaforma di meetings eh, di Estos, che si chiama ProCall Meetings. Eh, dietro eh, questa piattaforma. Diciamo così, c'è una tecnologia piuttosto importante che voglio presentarvi, eh, ha una ragione di esistere e di essere proposta molto importante. Una delle ragioni è che questa piattaforma è stata completamente in Germania è sviluppata completamente in Germania, ma soprattutto che questa piattaforma non fa cattura di metadati, cosa che pochi sanno quando utilizzano il nostro amico Teams piuttosto che Zoom, piuttosto che altre piattaforme. Tutto free, ma come ci insegna un nostro carissimo collega che si chiama Stefano, eh, quando il prodotto è gratuito probabilmente sei tu il prodotto, questo è. E quindi il, il rischio, voglio dire così, non di cattura di conversazioni, mi auguro, ma eh, di comunque acquisizione di informazioni che possono essere le email dei vostri clienti, piuttosto che il nome della stanza che avete creato, piuttosto che altre informazioni, sicuramente transitano, sicuramente vengono analizzate. Vedrete invece come PropAll Meetings piattaforma completamente web based, eh, a parità di prestazioni, garantisca assoluta, assoluta riservatezza e aderenza a quello che sono le, 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 le regole di privacy europee. Io ringrazio tutti quanti, eh, ci vediamo il 24 se non sbaglio, esatto, febbraio ore 9.30. Eh, grazie a tutti, buona giornata e buona settimana e buon fine settimana.